giornalisti. Votare Virginia Raggi significa votare Virginia Raggi e il Movimento 5 Stelle. Noi non ce la facciamo più essere considerati cittadini nei 30 giorni prima delle elezioni, quando c'è la campagna elettorale, e nei 100 giorni dopo, perché adesso l'azione dei politici si misura nei primi 100 giorni, poi i politici continuano a fare i loro porci comodi, noi veniamo bellamente dimenticati sino alle successive elezioni e non ci stiamo, dobbiamo ricostruire tutto. Il lavoro inizia dal disinceppare la macchina amministrativa insieme a tantissimi dipendenti onesti che hanno voglia di ricominciare, partendo ovviamente dalla mobilità e dai rifiuti, che sono i due temi, i due macrotemi, le macro aree che i cittadini ci hanno detto essere più rilevanti, e in effetti è sotto gli occhi di tutti. Vorrei rispondere a quelli del PD che continuano a stare al soldo di Renzi e fanno tutto quello che dice Renzi. Allora lì abbiamo un partito che decide su tutto e su tutti. Voi state eleggendo, e eleggerà i cittadini, eleggeranno il Movimento 5 Stelle con candidato sindaco Virginia Raggi. Le decisioni saranno prese all'interno di questa squadra, e all'interno di questa squadra l'ultima parola sarà la mia.